Estremismo. Una parola oggi sulla bocca di tutti, e non si può nascondere un problema ormai diffuso in scala mondiale. L'estremismo è sostanzialmente un eccesso, un qualcosa che non solo serve, ma addirittura reca danni, spesso purtroppo irrimediabili. Inutile dire che esso non riguarda solo l'Islam, ma qualsiasi religione e qualsiasi ideologia. Parlando di Islam, un musulmano non ha il permesso di essere estremista. È un peccato evidente, e ciò viene menzionato nel Corano, parlando della rottura del digiuno. Mangiate e bevete, ma senza eccessi. Allah non ama chi eccede. Ed ovviamente ciò può essere applicato in qualsiasi aspetto della religione, in ogni situazione, in ogni tempo ed ogni luogo. È stato riportato per esempio che in passato i Sahaba radiallahu anhum pregavano talmente tanto di notte che dalla stanchezza si legavano con delle corde al soffitto al fine di non crollare il suolo senza forze. E per correggere questo loro eccesso furono rivelati i primi versetti di Surah Taha. Non abbiamo fatto scendere il Corano per renderti triste, ma come monito per chi ha timore di Allah. Allah stesso dà il divieto all'essere estremi. Parlando di altre religioni, alcuni cristiani si astengono da ogni forma di cibo, bevendo solo acqua per un mese. Si astengono addirittura dal matrimonio, e questo loro divieto forzato e sicuramente privo di pianificazione logica porta loro ad azioni assai più gravi, come nel caso purtroppo dell'abuso di minori da parte di funzionari della Chiesa. E di esempi così purtroppo ce ne sono stati, ce ne sono e sempre ce ne saranno. Come abbiamo visto quindi, un estremismo può nascere anche da intenzioni positive, ma l'eccesso è risaputo, è sempre stato e sarà sempre un danno, in ogni aspetto della nostra vita. Quindi, tornando a parlare di Islam, un musulmano deve sempre cercare di essere equilibrato in ogni situazione. Non deve dare troppo, né troppo poco.